Quella delle competenze è una delle questioni che con più urgenza le organizzazioni dovranno affrontare. Da una parte c'è stata un'accelerazione nella transizione digitale, dall'altra ha definitivamente preso piede un nuovo modello di lavorare, il cosiddetto lavoro ibrido. Quindi che cosa è successo? Che sotto queste spinte, molto velocemente, il modo in cui tutti lavoravamo fino a poco tempo fa è diventato vecchio, perché è necessario che le competenze seguano questi cambiamenti che riguardano la società e il modo in cui di fatto poi quotidianamente noi ci muoviamo nei nostri ambienti di lavoro. E un esempio molto interessante è quella di assicurazioni generali con il programma WeLearn. È un programma che è stato portato avanti a livello strategico di gruppo e che consente alle persone poter accedere a una piattaforma di formazione per rimanere sempre aggiornati e avere competenze sempre aggiornate sia hard che soft, sia dal punto di vista appunto digitale, ma anche per poter affrontare il new normal, che è sempre più un normal. A raccontarci oggi proprio il progetto WeLearn c'è Michele Masciocchi, Group HR Digital Processes Manager di Assicurazioni Generali. Buongiorno Michele. Buongiorno Paola. Allora Michele, un po' l'ho accennato, il cuore di WeLearn sono le skill. Ma perché oggi è così importante appunto che le aziende affrontino il tema del reskilling e dell'upskilling? Grazie per la domanda Paola. Dunque, l'ambito di upskilling e reskilling erano aspetti fondamentali e prioritari già dal precedente piano strategico. Questo in quanto è assolutamente importante approfondire quelle che sono delle competenze sia in ambito digitale che dall'altro ambito di business, che possono essere sempre più fondamentali per eccellere in un contesto, in un mercato che è sempre più dinamico. Per questo c'è, per fare un riferimento al programma WeLearn, abbiamo inizialmente identificato quelle che erano per l'appunto le competenze ritenute più distintive, svolgendo in seguito un assessment, quindi per capire quale fosse il livello di copertura generale per la popolazione aziendale e di conseguenza determinare quelli che potessero essere dei piani di sviluppo strutturati in linea con le esigenze dei colleghi. Questo ha dato nascita quindi ad un'offerta formativa rinnovata, molto in linea con quelle che sono le esigenze dei colleghi e al contempo con forti innovazioni sia di contenuto sia di formato. In quanto, se da un lato possiamo notare come è stata realizzata e messa a disposizione una formazione, diciamo, centrale, quindi destinata a tutti i colleghi del gruppo su scala globale, dall'altro abbiamo anche delle iniziative con carattere più locale, in linea con le specificità dei singoli paesi. Questo per avere dei percorsi strutturati che sostengano i colleghi nel proprio percorso di upskilling e reskilling. Naturalmente, se da un lato abbiamo l'innovazione a livello di contenuto, abbiamo anche l'innovazione a livello di canale. Quindi, parlando di backbone tecnologico, nel momento in cui è stato lanciato il programma, è stata identificata per l'appunto la piattaforma WeLearn, quindi realizzata da Cornerstone On Demand, che consente per l'appunto ed ha consentito da subito di realizzare una progettualità che avesse un raggio globale, quindi raggiungere i colleghi in più di 45 paesi, avendo quindi questo connotato di prossimità, al contempo avendo un'infrastruttura flessibile che consente per l'appunto di raggiungere i colleghi e fornire con efficacia il contenuto che viene prodotto e realizzato e messo a disposizione tramite il canale. E naturalmente tutto questo è stato possibile grazie alla gestione del programma da parte di Group Academy e della collaborazione di tutti i colleghi a livello di gruppo. I colleghi hanno svolto un lavoro di assoluto livello per identificare già dal principio quelle che potessero essere le competenze distintive oggi, ma anche con una vista al medio e lungo periodo. Quindi identificando un paniere di competenze chiave che naturalmente, per essere sempre in linea con quello che è un mercato che per l'appunto, come dicevamo prima, è estremamente mutevole, anche considerato il new normal, è necessario aggiornarle e di conseguenza, una volta identificato la lista di competenze iniziali, vengono continuamente aggiornate per essere sempre in linea con quelle che possono essere le esigenze nuove dettate dal mercato esterno.
Al contempo, se vogliamo identificare, per così dire, tre ambiti, macro ambiti di competenze, sicuramente abbiamo le competenze digitali, che sono un must have, dall'altro lato competenze di business e assolutamente la sfera comportamentale. Quindi parliamo non solo di competenze manageriali e tecnico-verticali specialistiche, ma anche una componente behavioral che anche con l'attuale contesto post-pandemico risulta essere distintiva per poter gestire al meglio la propria attività lavorativa e anche la collaborazione con i propri colleghi e all'esterno dell'organizzazione. Michele, tu sei il responsabile della piattaforma, il progetto è un progetto insomma globale, un progetto importante, volevo capire meglio quante persone coinvolge e se avete anche individuato dei KPI che vi aiutano un po' a capire quanto state lavorando bene e verso dove dovete andare. Assolutamente sì, il progetto innanzitutto è su scala globale. Quindi con la piattaforma raggiungiamo circa 80.000 colleghi del gruppo e parlando di KPI a livello proprio di iniziativa di programma WeLearn, inizialmente quindi quando il programma è partito vi era l'obiettivo di raggiungere il 51% di reskilling dei colleghi alla fine del piano, un obiettivo che è stato ampiamente superato in quanto parliamo di numeriche anche oltre il 60%. Da un punto di vista looking forward, guardando per l'appunto al 2024, c'è un obiettivo che per l'appunto è ancora più sfidante, quindi raggiungere il reskilling di 70% della popolazione e ovviamente stiamo lavorando con tutti i colleghi per traguardare questo per noi fondamentale obiettivo. Al contempo, guardando anche a numeri proprio di piattaforma, sono rilevanti, in quanto da un punto di vista, giusto per fare un esempio, di accessi, parliamo mensilmente di accessi unici intorno alle 27-30.000 unità. Quindi è un canale che viene molto utilizzato dai colleghi e di questo chiaramente continuiamo a migliorare la piattaforma per renderla sempre più in linea con le esigenze dei colleghi. E allora adesso la domanda è d'obbligo. Volevo capire un po' come funziona effettivamente la piattaforma, quali sono i cosiddetti pillar di WeLearn. Da un lato abbiamo pillole, cosiddette se vogliamo anche bite size, no? Quindi pillole digitali che vengono realizzate per diffondere quelli che sono i principi strategici che i colleghi possono apprendere e dall'altro per stimolare la digitalizzazione. Abbiamo poi dei veri e propri mini master che sono dedicati a specifici ruoli, che sono per l'appunto le Neuro School, e dall'altro abbiamo un connubio tra formazione in aula, formazione blended, virtuale e online, quindi un paniere di tipologie di formati a 360 gradi che possono essere messi anche a disposizione attraverso la piattaforma, che per noi erano da subito distintive. Da un lato ci consentiva di avere univocità di canale, nel senso che potevamo raggiungere i colleghi con una piattaforma unica su cui mettere a disposizione in primis in partenza i corsi globali, ma anche, come vi dicevo, anche i corsi locali. Dall'altro, un'omogeneità di esperienza per l'utente e che chiaramente anche in un mondo che è sempre più dove noi stessi siamo consumer su altre magari applicazioni, siamo soliti navigare con una experience che è sempre molto più semplice, snella e user friendly. E dall'altro, chiaramente, avere anche degli strumenti intrinsechi nella piattaforma che ci consentissero di poter anche monitorare quello che era il progresso del raggiungimento dei KPI di cui parlavamo poc'anzi. Pertanto è stata identificata la piattaforma realizzata da Cornerstone On Demand, che ci consente da un lato di avere grande flessibilità e anche un experience ottimale dal punto di vista dei colleghi, al contempo avendo anche la possibilità di avere delle elevate performance, parlando anche di una soluzione in cloud e che ci consente di raggiungere, come vi dicevamo, tutta la popolazione su scala globale. Basti pensare che nella prima fase progettuale, dove è stato fatto il primo rollout, in soli 6 mesi circa si è raggiunti già diverse decine di migliaia di dipendenti, per poi ovviamente estendere nelle wave successive tutta la popolazione. Quindi anche la possibilità di gestire in ottica agile ed in tempi più che ragionevoli è stato sicuramente un fattore distintivo. E naturalmente, visto che
abbiamo, il mondo è sempre più, come dire, multicanale, se da un lato abbiamo la versione desktop, dall'altro abbiamo anche l'app di WeLearn, quindi anche qui in ottica molto friendly, un'interfaccia fresca e semplice nella navigazione, dove il collega può accedere con un piccolo pannello di riepilogo a quello che è, quelli sono i principali dati rispetto al suo storico formativo, quindi corsi completati e corsi che devono essere svolti, accederli e fruire una formazione che per l'appunto è sempre più on the go. Perfetto, grazie mille Michele per questo excursus che ci hai fatto su WeLearn, è stato un piacere averti con noi e insomma in bocca al lupo per la crescita della piattaforma. Grazie mille Paola, grazie a voi per la disponibilità.